Ok, sono tornato. Ti dicevo delle scarpe Vibram. Sono davvero un bellissimo investimento che ho fatto. Le ho comprate a Bangkok un po' di mesi fa. Non so quanto costano, tra i 100 e i 200 euro. Sono davvero un bel investimento perché ti fanno camminare sentendo davvero il terreno e nei piedi ci sono tutti i recettori nervosi, sono lì, sono dei punti nervosi connessi a tutto il corpo, lo saprai se hai mai sentito parlare di riflessologia o cose di questo tipo. Quindi stare scalzo o usare queste scarpe è davvero bello, e quando le usi ti accorgerai che poi mettere delle scarpe normali è una tortura. Magari farò una vera video recensione su queste scarpe, magari anche con un link per poterle acquistare se sei interessato. E questo è il terzo video al volo. In realtà, come vedi, sono una serie, cioè li sto facendo tutti in serie sempre per questo motivo. Abbiamo l'attenzione di un canarino come società, come cultura. Io sono nelle sabbie mobili praticamente, quindi devo stare attento. Sai che sto sbagliando strada, se non mi infango di nuovo. Comunque, sì, dicevo che come pubblico abbiamo l'attenzione di un canarino come cultura adesso, e questo è un grave problema. È proprio anche il fatto di usare i telefoni, i social media ci allena a questo. Abbiamo un focus terribilmente frammentato e non riusciamo a focalizzarci, ok? Quindi ti invito a disintossicarti da questi dispositivi. E mi dirai: ma Francesco, mi stai parlando da un iPhone? Sì, però ti farò in un altro video. Sto letteralmente sprofondando nel fango. Aspetta, farò un altro video dove ti spiego come gestisco i miei telefoni. Ma ho due telefoni, su questo qui non uso WhatsApp e le notifiche, è solo un telefono che mi porto in giro come telecamera e in caso di emergenza, ma non ho neanche l'email o Facebook su questo telefono. Altro salto, stai lì? Ok, quindi rimani qui con me perché ti farò vedere un po' di cose di Bali, ti racconterò un po' di cose. Però una delle cose fondamentali era non essere assuefatti al telefono la mattina, perché letteralmente ti danneggia. Che cosa invece dovresti fare ogni mattina? Io ho dei rituali del mattino, farò dei video avanzati, ma semplicemente dovresti fare alcune cose importanti. Intanto la prima cosa che dovresti fare è bere. Che è una delle cose importanti che dovresti fare, è bere acqua, perché il tuo corpo è disidratato. Non un bicchiere di acqua, ma io bevo mezzo litro di acqua, ok? Minimo. La seconda cosa che dovresti fare, anzi torniamo un attimo alla prima, bere e non mangiare. Perché? Perché appunto se sei disidratato il tuo corpo non ha davvero bisogno di mangiare, soprattutto non ha bisogno di mangiare probabilmente delle cose non troppo sane che ti mangi, le briochine piene di zucchero eccetera. Quindi ti dirò una cosa controintuitiva: ti hanno detto la colazione è il pasto più importante della giornata, e vuoi perdere peso, vuoi essere più in forma, vuoi avere più lucidità mentale, ti dico questo: sostituisci, e ti faccio vedere il campo di riso, è bellissimo, semplicemente bellissimo qui. Ti dico questa cosa che mi renderà impopolare: lascia stare la prima colazione, non fare la prima colazione, bevi mezzo litro di acqua e fai le tue altre attività. Magari sarà un po' difficile le prime volte, poi dipende da come reagisci tu, non è che devi seguire la lettera quello che ti dico, ogni persona è diversa. Però in realtà la mattina non hai davvero bisogno di mangiare, il corpo è in una fase di detox. Se proprio vuoi mangiare qualcosa, ti consiglio un frutto, un succo di verdura, qualcosa che non contenga zuccheri, che non sia lavorato, che non sia raffinato, e di muoverti, di andare fuori e muoverti. E non è vero che se non mangi non hai energia. Io ieri non ho fatto colazione, sono andato in palestra, quindi assolutamente non è una roba che non è vera. Sostituisci, bevi acqua, non aprire il telefono, sostituisci la tua prima colazione così, e faccio un altro breve video dove continuo con questa come la chiamerebbe Daniele Penna, il mio nuovo amico, digressione casuale in questi video al volo. Ci sentiamo poco più in là, continuo con questa cosa delle cose da fare la mattina e mi sposto
un po' più avanti, dove ti voglio far vedere altre cose interessanti di Bali. A tra poco, ciao. Se mi vedi camminare alla Jack Sparrow ubriaco, non ti preoccupare,